Benvenuti ragazzi alla 61esima puntata di Master and Servant, Succession Game con, beh, era la Mercia, ma ormai è Britannia, Impero di Britannia. L'ultima volta abbiamo fatto un po' di casini dinastici, dopo aver fatto un po' di casini con l'impero, ai danni dell'impero bizantino, che non erano esattamente voluti, ma è insomma imploso. Intanto togliamo dalla pausa, e però abbiamo preso un bel pezzettino di Inghilterra alla Francia. Quello che vorrei fare in questo momento è in realtà andare a prendere degli altri pezzi alla Francia, con cui però abbiamo eventualmente un'amica, buono, anche perché lei è una delle più potenti in assoluto. Com'è la figlia? È attractive, però non è particolarmente. Vediamo. Perché se riuscissi invece. Potrebbe diventare mio figlio, il figlio di mio figlio eventualmente, anche duca di Northumbria e ridistribuire le terre. È un'opzione. Potremmo ragionare anche di fare un matrimonio interno eventualmente. Oh, qua l'impero bizantino, quel che rimane, che è Costantinopoli e poco altro, sta effettivamente andando in guerra. Gli stiamo rubando pezzi anche in Italia, insomma. Abbiamo un altro figlio che è Quick. Ottimo. Perfetto. Quindi abbiamo quattro figli. L'imperatrice non sta bene. È food poisoning, probabilmente. Ed è anche depressa, potrebbe morire da un momento all'altro. È un peccato perché forse poteva guadagnare ancora potremmo guadagnare ancora qualche titolo, qualche claim su qualche titolo, proprio perché è imparentata con l'ex dinastia che regnava sull'impero bizantino. Rise of Shah continuano ad accadere, vabbè. Mettiamo un attimo in pausa, vediamo cosa possiamo fare. Perché di far feste, insomma, ci siamo anche un po' stufati. Vediamo. Nel 995 abbiamo 8 anni. Vero? Sì. Allora, 8 anni. 8 anni sono tantinelli. Riusciamo eventualmente a fare sta alleanza? Non riusciamo, non c'è niente da fare. Non ho intenzione di far quello. Vediamo invece se riusciamo magari a imparentarci con qualcuno. Con lui, per esempio. Con l'imperatore, che comunque è semplicemente perché non ha ancora sviluppato le skill come l'altra volta, non me lo. Non me lo fa fare. Vediamo invece se qualche claimant eventualmente è saltato fuori. Interessante. Sì, vieni. Invite to court. Proviamo a dargli una mano. Vediamo se possiamo fare adesso un claim sull'impero bizantino completamente. No, ovviamente. Niente. Ottimo, siamo diventati anche amici. Noi volevamo aumentare a tutti i costi. Però la piety, perché altrimenti la prossima volta sarà effettivamente un problema per riuscire a fare la guerra come vorremmo, che poi si riduce a questo. Andare a prendere una Grand Conquest di Galles, che porta un sacco di territorio, ne porta quattro in un colpo solo. Per farla abbiamo bisogno di
1500 di piety, abbiamo 681. Quindi ho deciso, visto che siamo già messi bene dal punto di vista dell'Inquisizione, si chiama già The Inquisitor, di entrare nell'ordine domenicano, con cui non ho mai giocato. In realtà. Quindi, una cosa. Qua continuano ad esserci. Io quasi quasi però, ragazzi. Sapete che faccio? Io tiro su le truppe. Vabbè. Dobbiamo aspettare. Però magari lo posso mandare intanto in Francia. Mia figlia non sta bene, sarà come minimo sospetto. Ha fatto una disgrazia. Ha fatto una disgrazia. Però intanto posso andare a far fuori questi predoni. Non ditemi che avevo. Ma dannazione, non mi ero accorto che avevamo. Un po' di pestilenza in giro. Shut the gates. Vediamo. Oh. Vediamo se riusciamo a resistere. Ok, facciamo la penitenza, vediamo cosa succede. Intanto continua a peggiorare. Potremmo finire questa partita adesso, in realtà. Provo a fare un altro treatment per l'Innes, sempre health più 1. E abbiamo preso i measles. Vediamo cosa succede. È un uco, vabbè, abbiamo già 4 figli. Mi ha curato della malattia il fatto che mi abbia tagliato. Sembrerebbe di sì. Ci siamo salvati. Possiamo anche togliere le truppe, giustamente. Come siamo messi qua? Ci sono sempre i measles. Cos'è che possiamo fare nell'ordine domenicano? Oltretutto, cioè cos'è che ci permette di fare? Forse siamo più forti con le scomuniche? Non lo so, onestamente. Sarà qualcosa da andare a vedere. Forse c'è descritto però nella Active Mission. Ok. È morto qualcuno, il mio Spy Master per la precisione. Vediamo com'è il nostro advisor. Ah sì, diventa tu lo Spy Master. Ma non è così male. E a questo punto come advisor metto il re di Lombardia che è un inetto, ma almeno fa qualcosa. Mettiamolo per ora a fare skim. Dovrebbe andare bene così. Quindi, forse non possiamo fare la Dupin, eccolo qua. Ok. Heritage. Intanto qua stanno recuperando tutto quel che possono, eh. Sì, no, decisamente accettiamo contro chi stiamo andati, contro il Varican. Va bene. Come sempre tiriamo sulle truppe in Friuli. E andiamo verso i confini della Bulgaria. Proviamo a fare da soli. Niente, non ci abbiamo capito una sega del passo della Bibbia. Ok, perfetto. Direi che è andata benone. Ma va.
Perché? Che ha fatto? È un apostata. Ah, ok. Simpatico. Ok. Cosa portiamo avanti quasi quasi? Con Legalism a 4 possiamo fare le Viceroy Viceroyalties. Con Tolerance, no, con Majesty, no, andrei proprio di Legalism. Ok. I miei vassalli intanto creano titoli, anche perché ne abbiamo tantissimi ancora da fare, ne abbiamo 12. Tanto sono un eunuco, per cui mi va più che bene. Forse però ho scelto la cosa sbagliata perché mi sembra che la reazione non sia stata quella che mi aspettavo. Non ce l'abbiamo fatta. Ok. Probabilmente dovevo leggere un po' meglio quell'ultima. È morto di nuovo un altro Spy Master. A questo punto metterei qualcuno di abile, tipo lui, ma lo manderei a fare Study Technology. Per esempio a Costantinopoli, com'è, che è la cosa più solita. Non abbiamo active mission. Come stiamo andando però come piety? Qualcosina aumenta, ma poca roba. Abbiamo solo 5 anni in realtà. Tanto qua, battaglia. E andiamo a distruggere un esercito nemico. Family first. Ah, oltretutto, sarà finito il Measles, no? Sì che l'abbiamo finito. Vai, tirali su. Open the gates. Vediamo come andrà. Gonna Pilgrimage, assolutamente. Beh, innanzitutto possiamo donare to charity. Gonna Pilgrimage, ho bisogno di 561 di oro. Perché non ci posso andare? Ah, devo essere in pace. Ok, infatti mi sembrava strano. Cerchiamo uno Smith. Set my armor. Oh, abbiamo dei ribelli in casa. Però non dovrebbe essere troppo terribile. Dai, ci buttiamo dentro anche questi 1000. Smith, questo dovrebbe andare bene, abbiamo addirittura un 21. Abbiamo quasi abbastanza soldi, ce li avremo a breve comunque. E poi dovremo andare a fare il pellegrinaggio assolutamente. Ok, è andato molto bene. Mettiamo decisamente lui. Lui. E potrebbe andare bene lui. Principessa d'Irlanda fa una brutta fine. Oh Madonna, ci stanno battendo. Niente, abbiamo perso la battaglia. Non so cosa sia successo. Ah, è morto il mio comandante. Andiamo a vedere se riusciamo a farci però alleato. Boh, qualcosa sta.
Qualcosa è andato storto. Ormai è meglio cambiare, esatto. Non ditemi che siamo di nuovo. Questo che cos'è? Consumption. Shutgates. Assolutamente. Ah, già, bisogna fare i castelli qua, vero? Esatto. I forti. Non ho abbastanza soldi. Grazie. Not to be surrounded. Ok, quanto pare le cose stanno andando bene. Mettiamo anche un forte qua. Oh mio Dio! La Bulgaria è saltata un po', o sbaglio? Vedo bene? È rimasto solo lui. Vediamo se riusciremo magari a reimbastirla. Arriveranno in tempo? Sì, sono arrivati in giusto, giusto, giusto in tempo. 80, proprio il Marshall. Allora, abbiamo questo che è un ottimo Spy Master. Com'è il nostro? Oh, allora. Fermi tutti. Dobbiamo cambiare le posizioni, ovviamente. Quindi. Change Council Position. Oh, non possiamo in questo momento, quindi rimarremo senza Marshall per un pochino, c'è poco da fare. Anzi, se cosa facciamo? Non sto riuscendo però a tenerla. Intanto costruiamo un forte. Andiamo lì, proviamo a vedere se riusciamo a portarceli dietro. No, non riusciamo, ovviamente. 100%, dai che ce la facciamo. E andiamo a vedere, già che ci siamo. No, continua ad essere chiuso lì, niente da fare. Ottimo. Buono, ci siamo riusciti. La Bulgaria, che non è mia più, non è più mia alleata, si è preso un pezzo. E vabbè, è andata così. Però questo. Abbiamo ancora delle cose da fare qua. Tu direi che sei decisamente uno studioso. Sign Guardian. E questa mia figlia la metto quasi quasi così. Qua non se ne va. Abbiamo addirittura Assumption e Measles. Ok, Bisanzio sta cadendo. Templari, Cavalieri San Giovanni e poi arriveranno gli altri, teutonici ospitalieri. Ormai sì, sta decisamente
crollando. Qua è veramente una cosa terribile. Allora, tu direi Frift. Siamo quasi arrivati al punto in cui possiamo rifare guerra comunque contro i francesi, ma non ce la faremo purtroppo in questa puntata. È andata così. Appena ci toglieremo da questa bruttissima situazione, ma qua è arrivata altra roba. Camp Fever, ma quanta merda sta arrivando in Inghilterra? Signore. No, da quando mi sono messo come con i domenicani, cioè è arrivata la furia di Dio è arrivata, cioè il crogiolo di tutte le malattie del mondo, il canale della Manica in questo momento. Niente, direi, vediamo se sopravviveremo a tre epidemie contemporanee e riusciremo ad andare a fare proprio questo. Intanto, effettivamente metto il re di Galles, anche se non è il massimo, come Marshal e poi sostituirò questi due, li invertirò. Questo andrà a fare lo Spy Master, questo andrà a fare il Marshal e tutto sommato le cose si dovrebbero sistemare. Spero di ricordarmelo in realtà la prossima volta. Cos'altro? 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 Alleanze, siamo messi un po' maluccio, più che altro perché dovrei tentare di farlo con lui, ma non è molto felice e non lo vuole ancora fare, non vuole diventare mio alleato. Ho perso anche la Bulgaria, anche se questo forse potrebbe cambiare. Forse facendo un bifronte con mia figlia, magari quella che non ha il Lisp. No, non ci si può ancora fare. Però ci lavoreremo, insomma. Su questo. Però è sempre comunque un vassallo del bizantino. E con mia figlia, quella più giovane, e se ti mandassi un bel regalo? Io ci provo sempre. Quest'ultima cosa? No, non vuole, cioè non c'è niente da fare. Niente. Ragazzi. Ah, ma non è forse mia figlia quella, però aspetta. Stavo selezionando quella sbagliata. Purtroppo è perché ha l'ISP, altrimenti sarebbe fattibile. Assolutamente fattibile. Vediamo, facciamo solo un ultimo tentativo con i bulgari. Sì, loro ci starebbero, ma preliminare no. E allora facciamolo con la Bulgaria e chiudiamo qua la puntata. E ora formiamo anche l'alleanza. No, no, per ora no. Vedremo comunque. Buono, vi saluto ragazzi, statemi bene, ci vediamo per la prossima puntata. Ciao ciao!